Capire i propri investimenti e capire quando farli è praticamente unito un po' alla struttura, ma è unito anche al discorso di dire, ora tutti stanno diventando pazzi per i Bitcoin, no? Tutti parlano di Bitcoin, Bitcoin di qua, Bitcoin di là, vado in bagno e trovo il Bitcoin. Non è così, secondo me, poi lì siamo vicini a una bolla che tra un po' esploderà, perché quando ci sono dei picchi così elevati c'è qualcosa che sta per succedere, ma io non voglio parlare di Bitcoin. Il discorso è, se io veramente da un lavoro prendo 10, ci tolgo le tasse, ok, che solitamente sono quasi il 60% o il 50%, mettiamo il 50%, quindi da 10, 5 li metto da parte per le tasse. Di questi 5 ho la possibilità di usarne 1000, 1000, 2000 per fare un investimento. Un investimento potrebbe essere comprare un pezzo nuovo che mi serve per la mia macchinario o adeguare qualcosa che mi serve per la mia attività, oppure posso dire ok, questi 1000 li metto da parte, li metto in un cassettino, io dico un cassettino, però potrebbe essere un conto online, un conto in banca, quello che volete. Li metto da parte e alla prossima commessa, magari un pochino più bassa, mettiamo caso che poi nella prossima commessa io posso prenderne 500. Di questi 500, anche questi li prendo e li metto da parte e li vado a mettere in quel cassettino. Creo un cassettino apposta per fare un investimento. Magari tra un anno mi posso permettere di prendere un'altra macchina, prendere un altro pezzo per la mia struttura, ok? Oppure, facendo in questo modo, magari capita che esce una tecnologia nuova, mettiamo che a caso che esca il telefono che fa anche il caffè premendo il tasto laterale in combinazione con quello che fa il pollice, per esempio, e quello è uno strumento che chi fa 3D deve avere una macchinetta del caffè portatile. Potrebbe essere un investimento che va fatto e quindi ho dei soldi da parte in quel momento e posso fare questo investimento. Quindi è prendere, capire quello che ci serve e non prenderlo per sfizio, ma prenderlo per necessità. Se poi non volete, questo è un consiglio che vi do proprio esternamente al mondo del 3D, un investimento che si può fare se volete avere una sicurezza per il domani, perché la valuta, la carta ha una valuta. Quando tutte le persone riconoscono che quella è una valuta, ok? Cosa voglio dire? Voglio dire che se io ho un pezzo in mano da 50 euro, io e voi sappiamo che vale 50 euro, ma quando quella valuta lì non varrà più nulla, con quei 50 euro ci posso fare gli aeroplanini, per non dire un'altra cosa. Un investimento che si può fare magari è sull'oro, sulle pietre. Uno può dire io. Invece di comprare una macchina nuova, ho dei soldi da parte e li investo, compro 2 grammi, sembra quasi di parlare di spacciatori, però compro 2 grammi, 3 grammi, compro un anello, qualcosa in oro e lo metto da parte. Perché un domani l'oro è sempre più rivendibile rispetto a una banconota che non vale nulla. E questo un po' ce lo insegna la storia, ce lo insegna una pagina anche nera della nostra storia dell'umanità. Difatti, quando ci fu l'Olocausto, i nazisti cos'è che cercavano maggiormente dagli ebrei? L'oro. Non è che cercavano le banconote, ma cercavano l'oro. Quindi questo ci fa capire, e come ci fa capire in tutte le guerre, in tutti i secoli, in tutte le storie, chi ha avuto un po' di oro ha comunque è riuscito sempre poi in quei momenti a cavarsela e a rivenderlo, ed è un investimento che sale e scende, però è un investimento quasi sicuro, ok? Quindi non è che io adesso ho l'oro nascosto tra le pareti della casa, non pensate questo. Però per quello che ho studiato, che ho vissuto io in passato, è sicuramente un modo, se non volete avere problemi a livello di banconote, sul quale magari uno potrebbe buttarci un occhio o comunque farci un pensiero.